con la gente e per la gente, il mantra dei carabinieri che ieri sera a Trapani hanno celebrato il 208° anniversario della fondazione dell'arma. La manifestazione si è svolta davanti al comando provinciale di via Orlandini. La cerimonia ha visto lo schieramento di un reparto in armi, composto da una rappresentanza di carabinieri di tutte le componenti e delle specialità del comando provinciale. Nel corso della manifestazione, alla presenza delle massime autorità, sono stati premiati militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio. La festa dell'arma è tornata dopo 2 anni di fermo per l'emergenza Covid che ha visto impegnati i carabinieri in prima linea nell'attività di sostegno alla popolazione. Una festa dell'arma aperta alla nostra comunità di riferimento, ai suoi cittadini, ai nostri familiari. È un ritorno alla normalità che è particolarmente importante e sentito. Una pandemia che ha trovato l'arma dei carabinieri pronta, si è adattata alle nuove esigenze e ha costituito una fonte inesauribile di assistenza e sostegno alla popolazione, non soltanto da un punto di vista materiale, ma anche morale, soprattutto appunto nelle fasce deboli che la pandemia aveva privato di principali sicuri riferimenti. Non è stata mai chiusa nessuna stazione in tutto il territorio nazionale, anche se l'Arma dei Carabinieri ha avuto dei militari ammalati e purtroppo anche deceduti a causa della malattia. Ma è stata una risposta a un'esigenza che ha stimolato in noi quella che è la nostra principale vocazione, l'assistenza e il sostegno alla comunità, e siamo stati presenti anche in comuni molto piccoli dove soltanto la presenza dell'arma è sinonimo di legalità e di sostegno.